Allora, la giornata che noi oggi facciamo qui a Caltagirone è una giornata di studio per l'analisi di un problema che è diventato gravoso, che è diventato di particolare rilevanza soprattutto nella nostra regione e che investe una platea di soggetti particolarmente vasta, parliamo di più di 20.000 soggetti. E quello che vogliamo oggi mettere sul tavolo come associazione, quindi diventa una giornata di studio, è le ragioni che hanno portato alla instaurazione di un modello come questo, che è un modello anomalo nell'amministrazione, quali sono le vie di uscita di un processo che rischia invece di incancrenirsi e che rischia invece di avere gravi effetti sia dal punto di vista occupazionale e anche a livello della vita di relazione dei soggetti che vivono questo dramma lavorativo e sociale. Beh, intanto qui bisogna fare subito una precisazione. È importante che i soggetti interessati riconoscano che il problema diventa stringente e che deve essere trattato in modo inderogabile. È un problema che purtroppo ha una particolare consistenza, gravità nella regione Sicilia, quindi l'interlocutore principale diventa la regione siciliana, che sicuramente da sola non può trovare la via di uscita per la messa a norma del sistema. C'è la necessità che lo Stato intervenga e che possa operare un processo di stabilizzazione che ormai si rende necessario, perché parliamo di precariato nella pubblica amministrazione. Ora, se questo è il risultato di 13 anni di blocco di turnover nella pubblica amministrazione, il che si concretizza poi nella incapacità di mettere risorse nuove, questo sa tanto il sapore, di una questione che va chiusa, perché si tratta di soggetti che ormai trovano la ragione di essere e quindi anche una ragione produttiva all'interno dei vari enti territoriali, comunque di quello che costituisce la pubblica amministrazione. Bisogna trovare un sistema per cui questo possa diventare maggiormente produttivo nel contesto dei servizi che poi si vanno a erogare al cittadino. Allora, intanto precaria da 23 anni, nella Polizia Municipale dal 2007, la situazione purtroppo alla luce degli ultimi risvolti delle leggi nazionali e regionali stanno portando la nostra situazione in una situazione non più di precariato ma di alto precariato. La situazione non lascia spazio ad una soluzione né momentanea né si vede la luce in fondo al tunnel. La nostra proposta è quella, ed è stata sempre avallata sia da me che da altri colleghi, che se un concorso ci deve essere che lo facciano pure, ma che risolvino fino in fondo la nostra situazione. Per quanto riguarda la Polizia Municipale nello specifico, ormai gli enti sono sottoposti ad avere i contratti con noi affinché la pubblica amministrazione funzioni, in quanto la Polizia Municipale, ormai lo sappiamo, il dato di fatto è che i colleghi hanno una certa età, non ci sono stati concorsi da più di 20 anni, quindi si deve sbrogliare questa matassa e speriamo che il governo Crocetta con il governo nazionale possano dare spazio a questa soluzione. Un convegno molto importante, perché il tema trattato è diventato oggi quasi un problema. In realtà, da problema che si era creato circa 20 anni fa, quello del precariato, oggi è un supporto alle amministrazioni. Il problema rimane chiaramente per questi lavoratori, che vengono considerati ancora lavoratori di serie B. In realtà il legislatore dell'epoca, i politici dell'epoca non hanno mai considerato questi soggetti come persone fisiche che hanno famiglia, che devono portare avanti una famiglia, li hanno considerati come dei numeri per portare piuttosto dei voti a chi in quel momento governava, per cui anno per anno, ogni scadenza venivano rinnovati al solo scopo di portare voti. Oggi bisogna dare un volto diverso a questo problema, significa dare un futuro a questi lavoratori precari e dare un futuro anche pensionistico, per cui è necessario un intervento importante. Il tema di oggi, ed è importante che questo convegno si svolga, verrà elaborato secondo me su queste linee, sulle linee di capire qual è il futuro di questi precari e cosa veramente possono fare. Oggi i precari nelle nostre amministrazioni sono elementi importanti, fondamentali, hanno acquisito professionalità, per cui è il momento realmente di considerarli delle persone con famiglie, delle persone che hanno esigenze reali e alle quali dobbiamo dare delle risposte, soprattutto a livello politico, nazionale e regionale.